invito a parlare Marta Erca, assessore provinciale alle politiche giovanili. Buongiorno a tutti voi, vi ringrazio per l'invito e per la volontà di confrontarsi e condividere questa importante giornata di partecipazione. Accolgo l'invito di Marco a sedersi attorno a un tavolo di confronto, soprattutto sulle problematiche locali. Due giorni fa, sfogliando una nota testata giornalistica nazionale, una notizia fra tante mi ha lasciato particolarmente perplessa e preoccupata. Il titolo recitava: test d'ingresso anche per i licei, così avremo gli studenti migliori. Come se poi il buon livello formativo dipendesse esclusivamente da coloro che invece non sono altro che destinatari di scelte politiche e culturali ben precise, che hanno portato il nostro paese sul fianalino di coda europeo, su quello internazionale ci siamo quasi. Altra frase riportata nell'articolo molto importante, pronunciata da un dirigente scolastico, era: non c'è spazio per tutti, faremo come all'università, prova d'ammissione, numero chiuso. Fisicamente intendeva, infrastrutture inadeguate, pubbliche ovviamente, quindi troppi studenti, poche classi. Così si traducono i tagli agli investimenti alla pubblica istruzione, in tagli agli studenti stessi, fondamentalmente. Si fa prima, in effetti, no? Perché mai risolvere il problema alla radice? Perché mai pensare che questa decisione, che va a braccetto con il numero chiuso all'università, sia ingiusta e discriminatoria in termini di medesime opportunità a cui possono accedere tutti, senza che vi siano ostacoli di ordine economico e sociale? Anche il TAR si è pronunciato a gennaio 2013, l'ultima sentenza è del Tribunale del Lazio, sono stati reintegrati gli studenti in molte città perché esclusi con punteggi che li avrebbero resi idonei in altri atenei. E ora si attende la sentenza della Corte Costituzionale che si pronuncerà sulla legittimità del numero chiuso. Il precedente governo ha ragionato in termini di macro aree, come ben sapete, non rassegnandosi all'idea che di fatto per un vero e proprio diritto allo studio, un miglior futuro per gli studenti del nostro paese, non serve altro che applicare alla lettera quello che poi ha annunciato l'ONU nel 1948 e la nostra Costituzione nell'articolo 44. Brevemente ve li leggo, ma lo saprete già a memoria. Ognuno ha diritto a un'istruzione. L'istruzione dovrebbe essere gratuita, almeno a livelli elementari e fondamentali. L'istruzione elementare dovrebbe essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale dovrebbero essere generalmente fruibili, così come per un'istruzione superiore dovrebbe essere accessibili sulle basi del merito. Dichiarazione universale dei diritti umani all'articolo 26. L'articolo 34 della nostra Costituzione invece recita che la scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, obbligatoria e gratuita. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegna alle famiglie ad alte provvidenze che devono essere attribuite per concorso. Ecco, la gratuità, l'uguaglianza dei punti di partenza e la qualità formativa stonano con un estratto che ora vi leggerò, che fa parte di un documento che voi stessi, Unica 2.0, avete presentato a settembre 2012. Meno 2 milioni e mezzo di euro di finanziamenti regionali al diritto allo studio. Meno 300 posti letto negli alloggi universitari a Cagliari, meno 2 case dello studente a Cagliari, più 126% di tassa regionale per il diritto allo studio, più del 30% di studenti idonei non beneficiari. Ovviamente in queste parole c'è tutto tranne che concetti quali gratuità, uguaglianza dei punti di partenza, qualità formativa, crescita e soprattutto futuro. Il messaggio che passa è chiaro, pare che studiare non convenga. Nessuna garanzia di servizi minimi ha garantiti a supporto soprattutto di una scelta che oggi risulta coraggiosa, a favore della conoscenza e dello sviluppo soprattutto del nostro territorio. L'investimento non può e non deve partire soltanto dalle famiglie che a stento al giorno d'oggi arrivano a fine mese. Un investimento che, tra l'altro, nell'ottica della proposta del prestito d'onore, si tradurrebbe in un indebitamento, mettendo ancor più in ginocchio, nel presente e nel futuro, perché poi si spera che ci sia un lavoro che aiuti a risolvere il problema legato al prestito d'onore, chi è privo di mezzi. L'investimento deve necessariamente nascere da scelte politiche e culturali che negli ultimi anni hanno portato allo smantellamento dell'intero sistema formativo italiano. Se dicessi che le nostre attuali condizioni economiche ci permettono di importare, per esempio, il modello formativo finlandese, direi una bugia e sarei poco realistica. Ma se partissimo da un diverso punto di vista e comprendessimo che la formazione dei cittadini è la base dello sviluppo e il finanziamento della ricerca è la sua naturale evoluzione, forse non ci ritroveremo a dover ribadire ogni giorno, grazie anche al vostro lavoro costante all'università, in rappresentanza dei diritti di tutti, questo lo sottolineo,
perché c'è stata una polemica poco fa in rete dove si diceva che siete apartitici, che non siete né apartitici né apolitici, invece il vostro lavoro in questi anni è stato in garanzia di rappresentanza dei diritti di tutti. Quanto sia necessario appunto garantire il diritto allo studio e avere la possibilità di ricevere un'istruzione, in quanto diritti fondamentali di tutti i cittadini. 40 anni fa la Finlandia era un'economia agricola e aveva un sistema di istruzione non soddisfacente. I finlandesi poi hanno capito, a maggior ragione ovviamente, che per avere un'economia e una società civile dinamiche era essenziale trasformare il loro sistema di istruzione. Wow, la scoperta! Eliminare i sistemi di monitoraggio, riorganizzare il sistema di preparazione degli insegnanti, che pare che sia tra l'altro una delle figure lavorative più ambite da parte dei giovani nel loro paese, focalizzare i curriculum nazionali più sulle idee, sui concetti e meno sulle abilità mnemoniche. Ora, l'Italia non ha nemmeno un'economia agricola, di fatto ora sento ha un'economia funzionante, ma il nuovo governo può e deve mettere in mano all'offerta formativa nazionale, che va di pari passo con un progetto più ampio di riforma sociale. C'è da scrivere pagine di storia migliori di quelle che abbiamo vissuto e di quelle che stiamo vivendo, se si capisce che tutto è strettamente connesso, a partire appunto dall'economia e la cultura fa economia, abbiamo già fatto un enorme passo. Buon congresso a tutti voi e buon futuro soprattutto a tutti noi.